Allora, buon pomeriggio a tutti. Iniziamo la passeggiata delle prossime 60 ore in 7 settimane o giù di lì, che si intitola Progettazione di applicazioni web. Vi racconto un attimo di cosa si tratta, cosa intendiamo fare, come intendiamo organizzare e le attività didattiche e gli esami, e poi ci tuffiamo rapidamente nei contenuti. Rapidamente nei contenuti perché vediamo un attimo, quando vediamo tra un secondo l'orario, domani abbiamo già il primo laboratorio che è un momento in cui chiediamo a voi di lavorare direttamente, quindi vi devo raccontare qualcosa prima per mettervi in grado di farlo. Non per narcisismo, ho il microfono. Cerco di registrare queste lezioni a beneficio di chi non può seguire o di chi vuole riascoltarle. Non faccio promesse, nel senso che se va qualcosa storto, una registrazione può saltare, eh? Però se invece fila tutto dritto, può essere uno strumento per voi. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che questo corso è l'ultima volta che si tiene. Perché, come molti dei corsi che state frequentando, appartiene a un ordinamento didattico che è ormai considerato obsoleto e nel nuovo ordinamento non esiste un corso che sia il parallelo o la prosecuzione di questo. Per cui io mi auguro che a febbraio riusciamo a chiudere il discorso con tutti voi dal punto di vista dell'esame, ma così, se così non fosse, quindi se qualcuno rimanesse indietro con l'esame, chiaramente lo potrà dare negli anni successivi, però non potrà più materialmente rifrequentare. Allora, anche per questo ho pensato di fare uno sforzo in più e mettere a disposizione le registrazioni, lo screencast, no, delle lezioni, dove c'è il mio audio e lo schermo del PC. Direi che sta procedendo. Ok. Ok, la faccio breve. Il titolo del corso in realtà spiega già quasi tutto, no? Ciò che c'è da sapere, nel senso che impariamo a progettare e anche a realizzare applicazioni web, quindi applicazioni interattive basate su tecnologie web. Nel corso dedicheremo molto tempo ad apprendere, cercare di padroneggiare le tecnologie, alcune tecnologie specifiche. Ma questo sarà più che altro un pretesto per obbligarci a ragionare su quelli che sono i modelli, le metodologie, no, di progetto. Quindi non solo scrivere del codice che più o meno funzioni, ma cercare di pensare a come organizzare il codice, come organizzare le fasi di progetto in modo da arrivare a un risultato. Che questo un po' anche fa la differenza, o cerchiamo di fare in modo che faccia la differenza rispetto all'autoapprendimento, perché molte di queste tecnologie molto spesso sono così semplici che molti le apprendono per conto proprio, ma poi manca un attimo l'inquadramento generale, un pochino più metodologico. Di fatto noi tratteremo sia architetture web tradizionali, quindi generazione di HTML basato su contenuti in un database, quelle che tradizionalmente si chiamano architetture a tre livelli. I tre livelli sono: il primo è l'interfaccia utente, il browser, l'HTML, il secondo è la logica applicativa e il terzo è il database che contiene i dati. Poi c'è chi ne vede quattro di livelli in questo, ma non stiamo a fare. Un terzo del corso ci occuperemo anche effettivamente il quarto livello, cioè ciò che sta sul browser dell'utente, tutta la parte interattiva, tutte le applicazioni che sono diventate famose col termine di Ajax o Web 2.0, in cui c'è una forte interazione con l'utente e cambia proprio il modello di programmazione delle pagine. Quindi, se vogliamo andare a peso, due terzi del corso, grosso modo, saranno spesi a fare la parte, diciamo così, di architetture tradizionali e un terzo finale a fare la parte di interazione lato utente, no? Rich applications e cose del genere. Il taglio che voglio dare, e per questo sono riuscito ad avere tutte le ore del corso in quest'aula, è quello di
essere molto, viaggiare molto sul piano pratico, nel senso che ogni volta che cerchiamo di spiegare qualcosa di nuovo, metterlo in pratica immediatamente. No, la maggior parte delle lezioni, al di là di qualche slide, magari introduttiva, proverò io, a mio rischio, a implementare delle piccole parti sul codice direttamente e voi potete fare lo stesso in parallelo. Quindi alla fine del corso, anche la verifica, la modalità d'esame, è molto sul saper fare. Perché, diciamo così, di nozioni teoriche in questa disciplina ce ne sono effettivamente, tutto sommato, poche o molto semplici. Ma poi la grossa difficoltà è riuscire a mettere insieme tutto, perché qualunque applicazione web del giorno d'oggi mette assieme almeno 5-6 linguaggi diversi per fare la cosa più semplice, e quindi diciamo così, riuscire a costruire un'applicazione che abbia dentro tutto questo è la parte, no, più complessa. E quindi è un corso, ad alcuni farà più piacere, ad altri invece comincerà a montare l'odio, è un corso molto pratico e molto di programmazione. Non lo nascondo, anzi. Durante il corso porteremo anche avanti un progetto più o meno reale o realistico. A parte le prime settimane in cui per forza di cose dovremo apprendere, diciamo così, i rudimenti essenzialmente, nelle settimane successive sceglieremo un sito di esempio, una tipologia di sito di esempio, e con le varie esercitazioni settimanali poco a poco costruiremo insieme questo sito. E è il sito su cui poi si baserà l'esame, se vogliamo. Adesso dobbiamo ancora inventarcelo quest'anno, so che negli anni precedenti abbiamo fatto un sito di aste, un blog, un sito di fotografie, condivisione di fotografie, adesso non ricordo 4 anni fa cosa avevamo fatto, cose di questo genere, quindi se vogliamo dei cloni ridotti, no, di siti di cui magari potrete pensare il nome, no, di siti molto più famosi del nostro. E costruiamo in piccolo, ma funzionante, abbastanza completo, tutto sommato. Nel far questo, le tecnologie per realizzare applicazioni web sono molte e diverse, si va da quelle più proprietarie a quelle, pensavo al Dreamweaver o penso al .NET, a quelle più libere, e i linguaggi di programmazione anche sono molti, cioè esistono molte tecnologie. Io qua ho fatto una scelta di usare strumenti solo ed esclusivamente open source, in modo che possiate poi replicare facilmente ciò che facciamo in altri ambienti e eventualmente anche lavorativamente, senza avere costi di licenza o ostacoli all'utilizzo. Chiaramente mi sono inserito in quella che è la vostra formazione informatica, in cui dal primo anno avete fatto il linguaggio Java, e quindi gioco forza abbiamo scelto la tecnologia Java per lo sviluppo di applicazioni web. Rispetto a magari un pochino più diffusa sarebbe stata la tecnologia PHP, ma avrebbe creato un po' di, no, differenza, disuniformità. In tecnologia Java in realtà dopo un po' ci troveremo bene, perché riusciremo a capire che ci sono cose che si riescono a fare meglio e strutturare meglio proprio grazie alla potenza di un linguaggio. Io qui ho provato a elencare quelli che secondo me sono i prerequisiti per cominciare a capirci qualcosa, per iniziare la prima settimana del corso. Conoscenza generale dell'architettura della rete internet, direi che non ci dovrebbero essere problemi. Del linguaggio HTML mi pare che sia una cosa che nessuno vi ha insegnato, ma che voi comunque sapete tutti in un modo o nell'altro, no? E quindi poi in realtà sono 4 core, non stiamo a spendere un'ora per spiegarvi i tag dell'HTML. Lo faremo, approfondiremo quelli che ci serviranno di più, soprattutto per la parte interattiva. Il secondo punto è quello che normalmente crea più problemi: discreta capacità di programmazione in Java. Quindi se qualcuno ha bisogno di una rinfrescata è invitato a farlo. Progettazione di basi dati, quindi se ricordate l'anno scorso nel corso di basi dati facevate progettazione di modelli entità relazioni, quindi modellazione attraverso basi di dati di base di conoscenza, e in particolare la conoscenza del linguaggio SQL, SQL, per scrivere query, non create table, alter table, cose di questo genere, ma solamente select, insert, update. Rispetto al corso di base di dati, le query che si utilizzano
davvero, realmente, in un sito web sono molto più semplici, quindi non ci sono query annidate di 8 livelli o join di 27 tabelle, ma la differenza è che bisogna farle funzionare davvero, a differenza di scrivere sulla carta. Quindi le query sono più semplici. Io so che 30-40% di voi ha difficoltà sul group by, ecco, questo si deve sapere. Le query annidate no, perché per poi motivi molto pratici in un database che deve lavorare in tempo reale sono troppo lente e quindi nell'applicazione web non si usano in generale, poi chiaramente sono dei casi specifici. Quindi questo, se vogliamo, sono i temi di cui questa sera, se non sapete cosa fare, potete darvi una rinfrescata. Poi qui ho un elenco abbastanza noioso su quali sono gli argomenti che via via tratteremo nel corso, un elenco abbastanza consolidato, visto che il corso credo sia 5 anni ormai che c'è, ma vabbè, se volete potete leggervelo con calma, ma risulta abbastanza un elenco di sigle visto a questo momento. Diciamo tutte le varie tecnologie che ci servono per costruire applicazioni web, le vedremo grosso modo in quest'ordine. Tutte le informazioni relative a questo corso, vi ho anche mandato una mail ieri, l'altro ieri, per indicarvelo, sono su questo sito, che ha questo aspetto grafico, il sito del corso su questo server Lite. Dentro Teaching c'è un menu di laurea di primo livello e dentro laurea di primo livello c'è questo sito, no? Quindi non uso praticamente per nulla il portale della didattica, perché trovo molto più snello e semplice avere un sito esterno in cui non ci sono password di accesso, è tutto libero. E è organizzato così: avvisi, è una pagina di avvisi in ordine cronologico inverso, quindi le prime righe sono sempre quelle più recenti. Se sono avvisi particolarmente importanti o urgenti, vi mando anche la mail a tutti attraverso il portale, ovviamente, tipo domani non c'è lezione, cose di questo genere, mentre altrimenti qua sono informazioni più... introduzione contiene le informazioni essenziali del corso, i docenti, l'orario e il link ai lucidi che sto usando oggi. Materiale ed esercitazioni sono le due parti invece di lavoro, no? Realmente utilizzate durante il corso. Dentro materiale c'è il materiale di studio, essenzialmente i lucidi. Dentro esercitazioni è una parte che al momento è vuota, nel senso che trovate solamente delle note che dicono: guardate che questo è il materiale dell'anno scorso, quindi non guardatevelo ancora, ma l'ho lasciato qui in caso ci fossero ancora degli studenti precedenti. E via via creeremo, no, un archivio in cui io ogni volta che farò degli esercizi in aula, facciamo insieme, io li svolgo, poi al termine della lezione salvo, faccio uno zip e lo carico sul sito, non immediatamente al termine della lezione, quindi non sparatemi se il giorno dopo al mattino alle 7 non c'è ancora, metterò comunque tutto online, quindi se non riuscite da lontano a vedere punto e virgola fa lo stesso, tanto sapete che ve lo trovate, quindi vorrei che vi concentraste più sul provare a farlo o sui concetti che non sul ricopiare fedelmente. E idem per le esercitazioni di laboratorio che occuperanno i giovedì del corso, le 3 ore consecutive del giovedì. Ogni settimana ci sarà un'esercitazione, adesso non c'è ancora nulla, c'è il testo, ci sarà il testo degli esercizi che dovrete svolgere. Esercizi che saranno sempre sovradimensionati, nel senso che quasi mai o quasi nessuno riuscirà a fare tutti nelle 3 ore, ma così vi potete portare a casa delle altre idee da sviluppare. E all'incirca una settimana dopo metteremo online una soluzione di quegli esercizi, una, quella fatta da noi, in particolare fatta dall'esercitatore. Non è detto che sia migliore della vostra, voi siete invitati chiaramente a farla, ma sapete che la settimana dopo, se non altro per confronto, potete andare a vedere qui. Quindi queste sono le due, e poi vabbè, c'è altro materiale sotto che di nuovo arriva dall'anno scorso, potrà essere riutilizzato in qualche modo se vi servono degli argomenti specifici. Quindi queste due linguette, materiale ed esercitazione, sono le due principali su cui poi svolgeremo il corso. Vabbè, ci sono alcuni link di riferimento, ma sono... la parte esame contiene le regole d'esame e ciò che farà riferimento alla tesina. Adesso poi tra un attimo vi racconto le regole d'esame, così si capisce il significato delle cose che sono scritte qui, ma per il momento non ci interessa, ci interesserà da
metà corso in avanti, quando cominceremo a parlare dell'argomento della tesina del corso. E poi c'è un'ultima linguetta che è chiamata registro, nella quale cerchiamo di tenere aggiornato, dice il nome, il registro delle lezioni. Quindi data, ora, tipo di lezione o esercitazione, gli argomenti trattati, così chi salta una lezione sa che cosa è stato fatto in quel momento. Cerchiamo anche, adesso non ci sono ancora scritti gli argomenti di venerdì, ma di solito cerchiamo, quasi sempre cerchiamo di, diciamo così, già pubblicarveli con uno o due giorni di anticipo in modo che vi possiate organizzare. Okay? Quindi questa tabella ovviamente crescerà via via lungo le settimane, con date, ore ed argomenti, e così io alla fine del corso ho già il registro pronto da stampare e consegnare al mio preside. Qui aggiungerò poi una colonna col link per scaricare il video della lezione corrispondente. È tutto qua, quindi, sito in cui c'è l'indirizzo, non ci sono password di accesso, non c'è altro. Libri, testi, materiale, beh, la gran parte di ciò che raccontiamo è disponibile liberamente su internet, sia in termini di tutorial che specifiche che degli standard del W3C proprio, esempi, c'è di tutto essenzialmente. Quindi insieme magari ai poveri lucidi che facciamo, che usiamo in aula, tendenzialmente potrebbe non essere necessario, no, acquistare nessun libro. Io sul sito ne avevo indicati un paio, poi oggi non l'ho fatto per motivi pratici, magari venerdì porto in aula un po' di questi libri che ho indicato, ve li racconto, non li faccio vedere, e poi li potete sfogliare in modo da poter eventualmente considerarli. Il problema è che, essendo il corso diviso su più argomenti, su più tecnologie, perché partiamo da zero e arriviamo a fare siti complessi, è difficile trovare un libro in cui ci sia tutto. No? Trovate centinaia di libri sui vari argomenti, però c'è il tomo di GSP, poi c'è quello dei database, poi c'è la parte sui CSS e l'HTML, poi c'è la parte su JavaScript, poi c'è la parte su Ajax. Minimo minimo vi trovate a dover comprare 8 libri diversi. Non sarebbe un problema se non per le tasche, ovviamente. Ma appunto molte di queste cose si trovano liberamente, sto parlando liberamente, non di quelle cose che si trovano ma non si dovrebbero trovare su internet. E quindi, anzi, noi, poiché molte delle tecnologie che usiamo sono tecnologie aperte, libere, cercherò di fare lo sforzo e farlo fare a voi, in alcuni casi, ma cercate di prendere l'abitudine di farlo sempre, di andare a vedere alla fonte. Cioè, se io voglio sapere come si fa, che ne so, in un form HTML a fare una certa cosa, un elemento, un campo di testo che sia di questa lunghezza, non so, anziché andare a cercare su Google beceramente, trovare l'esempio di uno che non so neanche chi sia, non so neanche se sia bravo, capace o cosa, ma mi dà un pezzo di codice, incollo e forse funziona, e forse chi lo sa, no? Che è un metodo. C'è anche l'altro metodo, quello di dire, vabbè, l'HTML è una specifica del W3C, è online, vado a leggermela. È chiaro che è un pochino più ostico andare a leggere e a capire la specifica, ma non è impossibile, piuttosto che non andare a copia e incollare una cosa capendola solo fino a un certo punto. Non su tutto, non si può arrivare alla fonte su ogni cosa, quindi alcuni argomenti ve li trovate predigeriti o in giro su internet oppure nelle lezioni, però è importante non essere passivamente schiavi di quello che riuscite a trovare nei motori di ricerca, ma riuscire anche ad andare a fondo alle cose. Questo, se vogliamo, è il messaggio che ritengo più importante per il vostro futuro. Vabbè, qui ci sono alcuni testi, ma dicevo, ne parliamo magari quando li abbiamo in mano, così li sfogliamo e li vedete. Orari delle lezioni li sapete già, se no non ci saremmo incontrati qua. Mercoledì sera, giovedì dalle 13 alle 16 e venerdì dalle 11.30 alle 14.30. L'orario dieta. Le ore del giovedì sono etichettate come laboratorio, lab, l'aula è sempre laboratorio, quindi ci sarà sempre, comunque sempre durante tutto il corso, un'interazione diretta tra quello che vi racconto blaterando e quello che faremo invece o farete direttamente a PC. Il giovedì invece l'idea è di non spiegare nulla di nuovo, ma di farvi fare esercizi.
in realtà è quando si impara di più. Quindi in realtà non è vero che non si spiega nulla di nuovo, non si spiega a parole dalla cattedra, ma si spiega facendo e facendovi fare, quello sì, no? Quindi se dovessi dirvi, le lezioni più importanti sono proprio quelle che sono etichettate come laboratorio, che molto spesso sono le più snobbate, ma in realtà sono quelle che servono di più a voi e all'esame, e a voi per passare l'esame. Mentre le altre, quelle del mercoledì e quelle del venerdì, tendenzialmente le terrò io e porterò avanti i vari argomenti, quelle del giovedì le terrà Stefano Di Carlo, insieme a un borsista che siamo riusciti ad avere, l'anno scorso non ce l'avevamo, quindi stanno meglio. Abbiamo anche avuto le ore consecutive che l'anno scorso non avevamo, quindi dovrebbe essere tutto, dovrebbe funzionare tutto un po' meglio. E quindi avrete due persone in aula che potranno girare, per cercare, girare tra i banchi per cercare di aiutarvi. Magari normalmente ci sarà quasi sempre un primo esercizio che viene fatto insieme, altri esercizi, uno o due, che costruiscono sulla base del primo, che potete fare in aula nelle tre ore, e poi se non riuscite a finire avete altri esercizi da portarvi a casa e terminare nella settimana di tempo successiva. Vabbè, questo è un dettaglio. Le soluzioni saranno rese disponibili, come vi ho detto, con un ritardo circa di una settimana. Quindi non ve la diamo troppo presto per non togliervi il gusto di provare a fare voi da soli le cose. Ma gli esercizi, no, il forte suggerimento, è chiaro che non vi chiedo di consegnare nulla o di firmare il registro o vi controllo se l'avete fatto, no, perché non siamo all'asilo, ma è un forte suggerimento di farlo. Io ho avuto qualche contatto da parte di alcuno di voi o vostri compagni, dicono ma io non so se riesco a seguire tutte le lezioni, non ho capito se per impegno, perché venerdì piace andare a sciare, ma poco mi importa, eh? La mia risposta che vi do è, vabbè, i materiali ci sono, le lezioni del registro, ma gli esercizi li dovete fare, altrimenti l'esame è difficile che riusciate a superarlo. Ecco, l'esame, ho usato la parola antipatica, come è composto? È composto da una prova scritta e una tesina. Prova scritta 20 punti e tesina 12 punti, quindi è una tesina da un peso notevole rispetto a quelle che è, quindi sarebbe quasi una tesona. Se guardate i punteggi, sono messi ad arte, in modo che, vabbè, il totale è un pelino superiore a 30, e questo ci dà un minimo di sfrido perché qualche errorino può sempre sfuggire. La parte di prova scritta da sola supera il 18, quindi se uno fa lo scritto fatto bene bene, potrebbe anche non consegnare la tesina. E quindi non c'è. Mentre invece la tesina da sola non è sufficiente. Io avrei preferito fare il contrario, ma avrei bocciato troppa gente, quindi rimane così. In realtà l'esperienza è che chi fa bene lo scritto poi trova anche facile fare la tesina. Ma perché? Ma perché nel lavorare, nel fare esercizi per fare la tesina, in realtà impara le cose che gli servono e lo scritto gli viene gratis. Quindi questo in realtà è il vero ragionamento. Però, visto che alcuni faticano a cogliere che fare le cose significa imparare a farle, che poi la faccia su PC o se la faccia su carta le sai fare e basta, allora c'è una sorta di scappatoia del fare bene la parte di prova scritta. Ma preferirei che non ragionare su dove è messa la soglia del 18, ma dove è messa la soglia del 30, che è molto più interessante come obiettivo da raggiungere. Allora, la prova scritta è lo sviluppo di un'applicazione web. Quindi poi sul sito trovate tutti i testi d'esame vecchi, vedete com'è fatta la prova scritta, c'è sempre c'è un sito che fa questa cosa e di questo sito si sviluppino queste due o tre pagine. E su carta, no, dovete scrivere il codice. Vi diamo già uno schema del database su cui lavorare, quindi bisogna solamente scrivere il codice delle pagine corrispondenti. Su questa parte, vi dicevo che il corso sono 2/3 applicazioni web e 1/3 applicazioni Ajax. Sulla parte scritta ci sono solamente come argomenti i primi 2/3 del corso, le applicazioni web. Non c'è la parte di JavaScript, non c'è la parte di Ajax, non c'è la parte di CSS, di fogli di stile, perché su carta è impossibile farli, no? È impossibile progettare la parte di interazione, che è tutta ad eventi col server, scritta in JavaScript, su un pezzo di carta senza avere un ambiente di sviluppo con tutti gli strumenti di documentazione, autocompletamento, validazione che sono necessari al giorno d'oggi. Quindi sulla prova scritta c'è solamente la prima parte, ma poi magari andremo avanti nel corso lo capiremo meglio.
La tesina invece si concentra ovviamente sulla seconda parte del corso, quindi anche la proporzione un terzo, due terzi è abbastanza parallela, proporzionale a quelli che sono i punteggi delle due parti. La tesina vi chiede di sviluppare alcune funzionalità aggiuntive, soprattutto lato client, quindi soprattutto Ajax, ma in realtà bisognerà anche andare a toccare, aggiungere, modificare qualcosa nel database, nell'applicazione ovviamente. Questa tesina viene sviluppata a partire dall'applicazione web che svilupperemo durante il corso, che adesso non abbiamo ancora pensato quale possa essere, ma sarà quella. Quindi durante il corso noi sviluppiamo un'applicazione che avrà certe funzionalità, alla fine del corso ve ne diamo una versione di riferimento e poi le tesine per tutto l'anno saranno, partendo da quella versione là del sito, aggiungere quest'altra funzionalità. Poi voi potete scegliere se partire dalla versione del sito che pubblichiamo noi, che abbiamo fatto noi, la pubblichiamo sul sito, oppure da versioni che fanno la stessa cosa che vi siete sviluppati per conto vostro. Per me questo è indifferente. Ragioniamo a specifica, chiaramente deve fare certe cose. Entrando un pochino più in dettaglio, la prova scritta dura, è uno scritto normale di 2 ore, dove è possibile portare dei testi, appunti, stampati, ciò che volete, compresi dei pezzi di listato o di codice che potete prendere, ritagliare, aggiungere, allegare, diciamo così, al vostro elaborato. Vedremo che molto codice di quello che scriveremo è abbastanza ripetitivo, tante volte l'ambiente di sviluppo ci genera il codice automaticamente. E quindi all'esame io, pur nel vincolo di fare una prova scritta, ho cercato di mettermi nella condizione di avere tutte o quasi le informazioni che avreste se foste online, con un ambiente di sviluppo, con un motore di ricerca, no, che vi può portare le cose, le informazioni. Ma poi ci arriviamo chiaramente nel dettaglio quando siamo più vicini. Mentre la tesina, lo scritto dura, la validità dello scritto dura un anno solare. Quindi voi potete venire a fare la prova scritta a febbraio 2012 e avete tempo a consegnare la tesina fino a febbraio 2013, all'appello di febbraio 2013, o viceversa, consegnare prima la tesina e poi fare la prova scritta in seguito. L'importante è che tra l'una e l'altra non passi più di un anno, sempre che non ci siano altre cose. Io qui ho messo un warning rosso, ma l'intenzione è quella, come sempre, di mantenere attivi gli esami, no, per un certo numero di anni accademici, non il corso, ma gli esami ci saranno sempre. Quindi non dovrebbero esserci grosse sorprese, salvo che io non crepi, ma nel senso che il corso non ci sarà più, ma gli esami continuerò a farli con questa modalità o con modalità magari leggermente semplificate se si dovesse andare avanti. Ma di questo spero che nessuno di voi dovrà preoccuparsene, nel senso che entro settembre abbiate tutti superato l'esame. Mentre dice la tesina, vi dicevo, è un lavoro più impegnativo costruito a partire dal sito sviluppato in aula, che inizieremo a sviluppare intorno a metà corso, e a ogni sessione d'esame, quindi non ogni appello, ogni sessione, quindi per febbraio ce n'è una sola, vi diamo un testo diverso di tesina e cerchiamo di pubblicare questo testo circa un mese prima dell'inizio della sessione, e mettere la consegna della tesina invece negli ultimi giorni della sessione stessa. Le sessioni durano 6 settimane normalmente, quindi vuol dire che ci sono un paio di mesi di calendario dal momento in cui vi pubblichiamo il testo al momento in cui lo dovete consegnare. Consegnare cosa vuol dire? Consegnare vuol dire venire un certo giorno in laboratorio, prendere il vostro lavoro, caricarlo su questi PC e riuscire a caricarlo con una macchina diversa, a farlo funzionare, fa parte dell'esame, riuscire a farlo correttamente. Quindi uno dice, ma no, ma sul mio portatile funziona. No. E ci fate vedere cosa avete fatto. Nel senso che c'è una breve parte normalmente di demo del sito, fammi vedere qua, fammi vedere là, entriamo, fai login e proviamo a ordinare qualcosa, seguito da una parte invece più di domande sul codice, del tipo fammi vedere qual è il codice che fa diventare quel bottone rosso. E spiegami cosa succede quando io clicco qui, andiamo a seguire le varie linee di codice di ciò che succede, come fa, perché lì c'è scritto 3, come fa arrivare dal database quel 3 e essere messo in quel punto. Quindi analisi
diciamo anche abbastanza approfondite del codice. La consegna e la discussione delle tesine sono individuali, uno per volta. La consegna e la discussione. Lo sviluppo, la realizzazione della tesina non mi interessa. La fate da soli, mi va bene, la fate in due, la fate in cinque, mi va bene lo stesso. Non mi interessa, non sto a vedere se hai copiato o se non hai copiato, non mi interessa. Mi interessa che però quello che voi consegnate lo conosciate a fondo. Ok, quindi se te lo sei fatto passare 5 minuti prima dall'amico prenderai 0, no? Perché qualunque domanda dice, ma no, adesso devo andare a cercare. Se invece uno conosce il codice, ma quel codice l'hanno fatto in 4, a me va bene lo stesso. Anche perché, e di nuovo io cerco un pochino di scimmiottare quello che succede nel mondo reale, quando uno lavora un'applicazione di questo genere, spesso non lo fa da solo, sono dei team di lavoro, oppure si riusano delle parti di codice già fatte da altri, già trovate in giro, quindi è importante anche riuscire a saper gestire, integrare e poi comprendere però quel codice, non usarlo alla cieca senza saperci mettere le mani sopra. E qui vale la stessa regola di validità di un anno solare, per cui alla fine la combinazione di queste due validità significa che lo puoi dare in qualsiasi ordine, prima una poi l'altra, purché a meno di un anno di distanza l'una dell'altra. Vabbè, software necessario, qui sono riassunte i link ai software che ci serviranno. Il primo, cominceremo già a usarlo adesso, NetBeans, il database ci servirà un pochino più avanti, MySQL, e poi più avanti ancora quando faremo Ajax useremo la libreria jQuery, ma qui ci sono tutti i riferimenti, no? Ma poi poco per volta li introdurremo ovviamente. Attenzione a NetBeans che quando lo installate, ma ci arriviamo, scusate. Se invece chi si trova bene usando Eclipse lo può fare ugualmente. Semplicemente c'è un download in più da fare perché l'application server che si chiama Tomcat va scaricato a parte, ma questi dettagli ci arriviamo. Sempre in questi luci avete dei riferimenti che potete utilizzare per contattare me oppure l'esercitatore, di cui non è invisibile ma non ho trovato ieri una foto da mettere qua sopra, ma lo vedete sicuramente domani se ancora non lo conoscete. Si chiama Stefano Di Carlo. Per eventuali consulenze aggiuntive o altro, o quello che si riesce a fare a margine delle lezioni, se avete delle domande, oppure io in questo semestre, cioè fino a gennaio, mantengo un orario di ricevimento al giovedì mattina, l'ho messo un po' a cavallo delle ore delle lezioni in modo da cercare di... poi, non so, per il secondo semestre non lo so, dipenderà dall'orario che avrò, ma pubblicherò poi sulla mia pagina del sito, se qualcuno ha bisogno può venire a cercarmi in ufficio in questi orari, oppure mandarmi una mail che le leggo tutte e rispondo con un ritardo variabile. Ho fatto in fretta perché volevo risparmiare del tempo per la parte tecnica, se ci sono delle domande me le potete fare, se no me le farete poi più avanti. Dimmi. Scritto. Esame scritto vuol dire carta e penna, non su computer. Se poi vogliamo possiamo discuterne vantaggi e svantaggi, ma lo svantaggio principale di fare l'esame al computer è che se si impalla qualcosa su quel PC su cui sei lì, allora lo stato d'ansia, di incertezza diventa poi alla fine preponderante rispetto alla concentrazione di fare il compito. Quindi... No. La parte, il compito fatto in aula è un compito normale, tradizionale, consegna il temino scritto in Java. Lo consegniamo e vi diamo il voto. Non dovete fare come, non so se in altri corsi, portarvelo a casa e poi farlo funzionare davvero. No, no, no. La tesina è a parte, è su un argomento diverso. Va bene. Allora, io volevo, tanto per rinfrescarvi la memoria, prendere un paio di figure che ho fatto in una presentazione di un altro corso, quindi questo non è integrato ma fa lo stesso, tanto per ricordarci o cercare di iniziare a conoscere di ciò di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di applicazioni web.
Applicazioni web sono applicazioni nelle quali c'è un utente, che è questo signor simpatico, il quale usa sul proprio PC, sulla propria macchina, un browser, o sul proprio cellulare, o sul proprio tablet, o quello che sia, perché oggi, al giorno d'oggi le cose sono complicate, usa un browser, tra tanti possibili, per navigare sulle pagine web offerte da un sito web, da un server web, che sta da qualche parte su questo pianeta. Questa è la visione dell'utente. Per far accadere ciò, che cosa succede? Succede che ogni volta che l'utente clicca su un link, sta di fatto istruendo il proprio browser, o scrive un indirizzo, www.polito.it, lo scrivo nel mio browser a casa mia. Sto dicendo al mio browser, senti, per favore, voglio vedere la pagina web che si trova all'indirizzo www.polito.it/. Cosa fa il browser? Il browser contatta il server quale? Quello che si chiama www.polito.it, che ha quel nome di dominio internet, e gli dice, il mio utente vuole il documento che si chiama slash, l'home page. Quindi il browser manda al server web l'indirizzo, una copia dell'indirizzo della URL, dell'indirizzo della pagina che l'utente ha selezionato. L'utente può selezionare l'indirizzo della pagina o scrivendo nella barra degli indirizzi oppure cliccando su un link che è presente in un'altra pagina. Quindi ogni volta che clicco su un link sto dicendo al mio browser, senti browser, chiedi a un server, che è quello il cui nome è specificato nella prima parte dell'indirizzo www.facebook.com o www.polito.it o quello che volete, chiedi a quel server web lì di darmi quella pagina. Noi prima eravamo su una pagina web che si chiamava ilive.polito.it/ un pacco tanto di caratteri. Quando io clicco su quel link, quando voi avete cliccato su questo link nella mail che vi è arrivato, quel click lì ha chiesto al browser che avevate aperto in quel momento di contattare il server che si chiama ilive.polito.it tra i 12 miliardi di server che ci sono accesi, o milioni, non so quanti siano, accesi al mondo, contattare proprio quello lì, che sta nel mio ufficio, e a quel server lì chiedere tra i vari documenti, che non sono milioni, che sono su questo server, chiedere questo specifico documento. Quindi l'indirizzo è questo. Cliccare su un link significa, qui c'è un link il cui nome è scritto là sotto, slash files, slash courses, 01kts, presentazione.pdf, e questo è un altro link, in questo caso è un file pdf, che se cliccassi su questo chiederei sempre a questo server di avere questo file, questa pagina. E cosa fa il server? Il server prende il contenuto della pagina, ce l'avrà da qualche parte, e lo restituisce al browser. Questa pagina che è scritta, lo sappiamo tutti, non fingiamo che sia un segreto o una sorpresa, è scritta nel linguaggio HTML. Per cui ciò che il mio server vi ha in realtà restituito quando voi avete cliccato su quel link, non è questo, ma è il sorgente HTML di questo. Ciò che il mio server ha dato al vostro browser in risposta a quella richiesta è questa pappardella qui. Il lavoro del server web è stato quello: prendere, capire qual è la richiesta del browser, andare a scartabellare sui propri file, trovare quello giusto e mandarlo, senza neanche leggerlo, mandarlo al browser. E manda al browser una cosa del genere. Che cosa fa il browser a questo punto? Non mi mostra quello, perché altrimenti l'avrei mandato a stendere, ma interpreta questo file HTML attraverso un suo motore di impaginazione. Motore di impaginazione che capisce il linguaggio HTML, ne capisce i tag, e quindi impagina sia dal punto di vista del layout, quindi colonna sinistra, colonna destra, in centro, in alto, in basso, sia dal punto di vista del contenuto, carattere grande, carattere piccolo, colori, sfondo, eccetera, eccetera. E mostra a video
il risultato dell'impaginazione del file HTML che il server mi ha restituito a fronte di quella richiesta. Ok? Questa è la versione base. Il protocollo HTTP inventato 20 anni fa, da Tim Berners-Lee, c'è stato il compleanno quest'anno, del protocollo HTTP, specifica come deve avvenire questo scambio di file. Richiesta, risposta. La richiesta è semplicemente un indirizzo, fatto da una componente host e una componente pathname, quindi cartelle, directory e nomi di file, e la risposta che è un file, normalmente in formato HTML. Questo file in formato HTML a sua volta può contenere delle immagini, ad esempio, o degli altri elementi grafici su cui soprassiedo ancora per qualche settimana. Questi altri elementi grafici sono indicati nel file HTML dicendo: guarda che qui c'è bisogno di una certa immagine. Dentro il file HTML ci scrivo l'indirizzo di questa immagine e quindi il browser riceverà un file HTML in cui a un certo punto c'è scritto image source uguale tal dei tali. Quell'image dice al motore di layout: ecco, e adesso a questo punto, in questo punto preciso, ci devi mettere un'immagine. Prima di poterla mettere, impaginare, disegnare, ovviamente questa immagine te la dovrai andare a prendere, a richiedere con una nuova richiesta HTTP allo stesso server o ad altri server diversi, i quali questa volta restituiranno indietro un file non di tipo HTML ma di tipo JPEG oppure PNG oppure GIF oppure PDF o Flash, l'immagine, l'elemento grafico da inserire in quel punto. Quindi in realtà quando noi facciamo un click non è vero che facciamo una richiesta al server, ne facciamo almeno una. Una per dire: mandami il file HTML corrispondente a questa pagina. Se poi questo file HTML al suo interno include delle immagini, dei fogli di stile, degli script, degli applet o altre cose, ciascuno di questi elementi grafici in più dovrà essere, uno alla volta, scaricato a cura del browser, che senza più chiederci nulla va a prendere tutti gli elementi che servono per comporre compiutamente, no, il layout della pagina. Queste sono tecnologie che ci sono da 20 anni, un po' meno, 17-18, da quando il primo browser grafico è nato. E questo file HTML da dove arriva? Arriva da un'applicazione web, allora, può essere, in realtà non lo è mai, potrebbe essere scritto a mano da qualcuno. Cioè, questo HTML che vi ho fatto vedere, ieri notte l'ho scritto io a mano. Non è vero. L'avrei potuto fare. Poiché è una noia infinita dover scrivere queste cose, non tanto per lo scrivere la prima volta, ma perché devi continuamente aggiornarli, la voglia immediatamente è quella di far scrivere queste file HTML non da un umano ma da un programma. Un programma che, a fronte di una certa richiesta, l'utente ha chiesto quella pagina lì, lavorando, macinando questa richiesta, genera un file HTML. Che poi dal punto di vista del browser non cambia nulla, perché lui un HTML si vede arrivare, non sa come è stato generato. Se c'era già, se è stato comprato sul mercato nero, se l'ha scritto a mano qualcuno, o se in quel momento un programmino ha girato e gliel'ha generato. Nuovo, fresco, apposta per lui. Quindi quando noi parliamo di un'applicazione web, parliamo di un software scritto in un qualche linguaggio di programmazione, qualsiasi, che venga attivato, richiamato, lanciato, invocato, quando l'utente richiede una URL. Il programma parte e ha come unico scopo, quasi, come unico scopo al momento, quello di generare in uscita un file HTML. Ok? Quindi il file HTML per noi non è qualcosa di statico, ma è qualcosa di dinamico, generato in modo dinamico. E se è generato da un programma, il vantaggio è che lo posso modificare ogni volta, no? Posso includere delle parti comuni, posso fare tutti i giochi, posso andare a prendere i dati da un'altra parte, posso fare dei controlli se i dati sono validi, eccetera, eccetera. Quindi dare effettivamente una logica applicativa alla mia
al mio sito, non solamente delle pagine statiche. E questa applicazione web, per funzionare, però deve sapere cosa fare. Se è un'applicazione web in cui gli utenti si devono registrare, devono fare il login, e come fa l'applicazione che è codice, adesso entriamo nel concreto, scritto in Java, a sapere quali sono gli utenti registrati? E quando si registra un nuovo utente, dove lo mette? Lo metterà in qualche posto in cui i dati stanno al sicuro, vengono ricordati indefinitamente per lungo tempo e possono essere reperiti facilmente quando serve, cioè in un database. Quindi è praticamente impossibile al giorno d'oggi trovare un'applicazione web che non utilizzi un database per memorizzare i propri dati. Quindi il primo passaggio che faremo è quello, anche noi seguiremo le fasi di questa figura, sviluppare applicazioni web, capire come si scrive in Java un'applicazione che crei delle pagine HTML, ma poi subito dopo, per riuscire a fare qualcosa di utile, quindi già quasi dalla settimana prossima, o quella dopo, ci verrà, no, sarà necessario, ci accorgeremo che sarà necessario interfacciarsi con una base dati, perché altrimenti non si riesce a fare nulla, nulla di utile, nulla di furbo, se non il sito che ogni volta che lo apri ti fa sempre vedere le stesse cose. Mentre invece in un database i contenuti possono crescere, possono arricchirsi, posso strutturare tutta l'informazione che voglio, e questa informazione deve essere accessibile dall'applicazione web. E come fa un database ad essere accessibile dall'applicazione web? Beh, mi servono quattro cose. Uno, mi serve il database, i dati, lo schema e le tabelle. Due, mi serve il DBMS, il software per gestire le tabelle, noi useremo MySQL. Tre, mi serve il linguaggio SQL, quindi devo scrivere le query per interrogare il database e dire dimmi se questo utente mi ha dato la password giusta. E quattro, devo imparare come fare da un programma in Java a interrogare un database. Perché io saprei scrivere le SQL a mano, ma le SQL non lo scrivo io a mano, ma neanche l'utente, figuriamoci. Lo scrive il programma Java. Quindi il programma Java, poverino, deve da un lato scrivere l'HTML in modo che piaccia al browser. Meglio, un HTML standard in modo che piaccia a tutti i browser che esistono sulla Terra. E nello stesso tempo scrivere le query SQL in modo che piacciano al DBMS e che estraggano i dati opportuni. E quindi ci dovremo imparare anche come fare da un'applicazione Java a interfacciarci con un database. E questa è la classica architettura che abbiamo chiamato prima a tre livelli, no? C'è il browser, c'è il web server e c'è il database. Il grosso del lavoro lo facciamo qui, perché il browser c'è già. Il server web lo scarichiamo, non dobbiamo fare nulla, esiste. Il DBMS lo scarichiamo, esiste. La base dati ce la dobbiamo fare, ma la facciamo vuota e poi man mano che il sito evolverà si riempirà con le informazioni degli utenti. Il lavoro nostro è qua, sono i blocchi rossi. Costruire l'applicazione web. Questa è l'architettura classica, dove l'interattività con l'utente è limitata a fare click. Lui può solo fare i click sui link che gli metto a disposizione nell'HTML. No, c'è un pochino in più, può riempire i form, le caselle di testo, il menu a tendina, invia, registra, mi piace, queste cose qua. No? Può cliccare su dei link o dei bottoni o fornire dei dati, scrivere del testo. E basta. Questo è il modello di interattività nel web iniziale, prima dell'avvento di quello che oggi chiamano tutti web 2.0. Che cosa ha aggiunto al web 2.0? Ha aggiunto due elementi. Innanzitutto ha aggiunto la possibilità, dopo che una pagina è stata caricata, ha aggiunto la possibilità di interagire, di permettere all'utente di interagire col contenuto di quella pagina. Quindi il menu che si apre, che si chiude, la voce che si sottolinea man mano che si passi sopra, eccetera. Queste piccole accortezze grafiche a cui ormai siamo abituati e non sappiamo quali più farne a meno. Questo richiede però che la pagina web contenga dentro le informazioni che dicono alla pagina stessa come comportarsi,
o meglio, che dicono al browser come far comportare la pagina, quando l'utente fa certe cose. Al browser non arriva più solamente l'HTML che descrive il layout della pagina. Al browser arriva anche del codice, scritto in un qualche linguaggio di programmazione, che si chiama JavaScript. Questo codice viene eseguito in pancia al browser, sulla macchina dell'utente, quindi server web contiene ti fornisce un codice sorgente che tu scarichi sulla tua macchina e lo esegui, e da cui poi nascono tanti problemi di sicurezza, e questo codice JavaScript è in grado di interagire con il motore di layout e quindi andare a modificare il contenuto della pagina senza più far intervenire il server. E questo richiede che, e qui sono altri blocchi rossi, quindi file che dobbiamo costruire noi, che ci scriviamo questo codice JavaScript che dice alle pagine cosa devono fare, e poi in realtà questo interagisce molto dal punto di vista grafico anche con lo standard dei fogli di stile per dare la grafica alle pagine. Quindi io ho cercato di poi, questa quindi è un'architettura un pochino più moderna, non è ancora l'ultimo anello della catena. In questo caso la pagina, una volta che è stata servita dal server al browser, l'utente può interagire in modo, diciamo, tra virgolette intelligente, anche con questo codice, che essendo un programma, essendo un software, può fare delle cose furbe. E non solamente lasciare cliccare l'utente, non ha solamente i comportamenti predefiniti che ha il browser. Ma il valore aggiunto che si ha è quando questo motore JavaScript può a sua volta, dopo che la pagina è stata caricata, andare sotto banco a contattare ancora il server per chiedere le informazioni, gli aggiornamenti in tempo reale, senza cambiare pagina. Rimango sempre su questa pagina, ma nel frattempo la pagina, la parte JavaScript della pagina è in continua conversazione, chiacchiera, si scambiano i bigliettini col server, senza cambiare la pagina, in modo da fornire informazioni aggiuntive e quindi darci effettivamente questa modalità di lavoro dinamica a cui siamo abituati oggi sui siti più importanti. E questa modalità di comunicazione continua prende il nome di Ajax, dalla tecnologia la sigla che ha creato il primo che l'ha pubblicata, questa tecnica. E la differenza è che a questo punto il server web non serve più solamente per fornirmi file HTML, ma serve anche per fornirmi dei dati grezzi, l'aggiornamento, quanti hanno fatto mi piace, quindi se aumenta il numerino, no? La verifica in tempo reale, l'autocompletamento delle cose, delle query che sto scrivendo, eccetera. Man mano che io scrivo qualcosa, questo motore JavaScript parla col server, il server gli manda indietro dei pacchetti di dati, di informazioni, e queste vengono usate, quindi non più HTML, ma dati grezzi, stringhe, numeri, che poi verranno presi da questo motore JavaScript e in qualche modo iniettati, infilati nei punti giusti della pagina. Questa è l'architettura di una moderna applicazione web, di quelle semplici. Dove semplici intendo che non abbia dei requisiti particolari di scalabilità, no? Del fatto che se io dovessi fare un sito che visitiamo noi 50, va bene. Se dovessi fare un sito che deve essere visitato da 10 milioni di persone, non va più bene questo, perché il database perlomeno devo metterlo replicato in 10 posti, l'applicazione web anche, eccetera, eccetera. Quindi nascono tutti altri problemi di complessità. Questa è la versione minima delle tecnologie per fare un sito web decente oggi. E ho provato a raccogliere in questi circolini i vari linguaggi di programmazione che sono coinvolti. Noi dobbiamo arrivare alla fine della fiera conoscendoli tutti. Immagini siete più bravi voi di me, CSS sono i fogli di stile, il DOM è la libreria che permette al JavaScript di interagire col browser, l'HTML è facile, JavaScript bisogna conoscerlo, JSON o XML che sono formati per incapsulare i dati e SQL per interagire i database. Non le ho contate, ma servono tutte. Questo è il mondo in cui saremo alla fine del corso. Cominciamo da qui. Cominciamo da qui.
Allora noi avremo, e poi chiaramente nelle varie settimane aggiungeremo i pezzettini di questa figura, è solo per spaventarvi dall'inizio. A cominciare da qui, cosa significa? Significa che noi ci dotiamo di un ambiente di sviluppo in cui scrivere questa applicazione. Potremmo farlo usando il blocco note, ma non siamo masochisti fino a quel punto. Già che dobbiamo gestire una cosa complessa, diamoci degli strumenti sofisticati. Oppure, dobbiamo avere quindi uno strumento di sviluppo per scrivere i nostri progetti, e in questo corso abbiamo scelto di utilizzare NetBeans, che è un ambiente di sviluppo, voi forse avete usato Eclipse nei corsi precedenti, si potrebbe anche usare Eclipse in questo, ma purtroppo nei primi anni ci siamo accorti che le configurazioni di Eclipse su queste macchine qua in laboratorio sono molto variabili, no? E tendono a sconfigurarsi facilmente, quindi alla fine si rischiava ogni volta di perdere la prima mezz'ora a reinstallare o a far funzionare Eclipse. Abbiamo visto che NetBeans è uno strumento un pochino più semplice, molto simile, quindi vi troverete abbastanza a vostro agio, ma è più stabile, meno configurabile, meno plugin, meno cose, quindi si riesce a avere meno problemi operativi. Dimmi, c'è una domanda? L'ultima. Adesso lo dico. Per la versione pensavo il numero, adesso su queste macchine del laboratorio forse c'è la 6.9. Se la scaricate nuova è uscita la 7.01, ma per quello che dobbiamo fare è abbastanza indifferente. Quindi NetBeans è l'ambiente di sviluppo che usiamo. Quando lo scaricate, quindi netbeans.org, andate su download. Questa è un'applicazione Java, per cui è necessario, lo dico a chi magari ha un Mac, ma anche chi ha Windows, che sopra ci sia una macchina virtuale Java già installata, quindi il JDK 6, non installate il 7 perché ha ancora dei problemi, quindi 1.6 qualche cosa, qualunque versione del Java 6 va bene. In realtà è un'applicazione Java, vi chiede di installarlo, vi chiede qual è il sistema operativo per cui lo volete installare, semplicemente perché c'è l'installer, no, il programma di installazione che è dipendente dal sistema operativo, ma poi alla fine è un grosso pacchettone Java. La parte che serve a noi sarebbe questa, Java EE. EE sta per Enterprise Edition. Java SE sta per Standard Edition e serve per sviluppare applicazioni Java standalone, applicazioni normali, applicazioni grafiche, applicazioni testuali. Mentre la Java Enterprise Edition contiene tutte le classi che servono per sviluppare applicazioni web, o anche di più in realtà, anche applicazioni a scala Enterprise che noi non facciamo in questo corso. Quindi o scaricate la Java EE oppure scaricate la All, che magari vi può servire se dovete fare qualche cosina anche in PHP eventualmente. Questa Java EE ha i pezzi che vi servono, oppure anche la All, è indifferente, quindi o questa. Fate attenzione che poi contiene due cose questo download. Contiene l'editor vero e proprio, l'ambiente di sviluppo, cioè NetBeans, e in bundle, quindi insieme nello stesso scaricamento, contiene anche un application server. L'application server è questo, il software che fa girare la mia applicazione web. L'applicazione web la scrivo una classe Java, ma poi ci vuole un software che gestisca il protocollo HTTP, sia in grado di chiamare la mia classe Java nel momento giusto, gestisca il caching, gestisca le sessioni, tutta una serie di operazioni. Cioè un server web che gestisca questa interazione col browser e gestisca l'attivazione delle applicazioni. Insieme a NetBeans vi scaricate, vi vengono insieme due application server diversi, uno si chiama Glassfish e l'altro si chiama Apache Tomcat. Noi, più che altro per continuità, perché è il primo che è nato e quindi alla fine è quello più conosciuto, e useremo Tomcat. Glassfish è l'application server invece che era sviluppato dalla Sun Microsystems, prima che fosse acquistata da Oracle, e la Sun ed erano loro che erano sono stati gli sviluppatori della piattaforma NetBeans. Quindi, quando lo scaricate, fate attenzione perché lui di default vuole installarsi Glassfish e non Tomcat. Allora, quando installate andate non sull'installazione tipica
ma su quella personalizzata, su Mac mi pare che ci sia una finestrella avanzate, metà dei problemi con gli ambienti complessi di questo genere stanno nel fatto che molti di voi tendono a cliccare troppo in fretta. Okay, ricordatevi che il cervello ha un tempo di reazione di mezzo secondo tra capire una cosa e farla. Se cliccate più in fretta di mezzo secondo vuol dire che avete cliccato senza leggere. E una volta su due non era da fare. Quindi fate attenzione quando lo installate, perché poi l'unica alternativa è quella di disinstallare e reinstallare tutto, o installarselo a mano. Quando installate NetBeans per la prima volta, togliete Glassfish e inserite Tomcat tra le opzioni di installazione. È l'unica accortezza. Fatto questo, NetBeans ha questa faccia. Allora, noi è un ambiente di sviluppo in cui creiamo progetti, creiamo delle pagine, eccetera, eccetera. Adesso andiamo avanti molto sul pratico. Adesso vado un pochino veloce. No? Domani il primo esercizio sarà proprio fare passo passo insieme una prima applicazione web. Però oggi voglio darvi un'idea, un orientamento dell'ambiente e soprattutto di che cosa vuol dire fare un'applicazione web. Allora, facciamo una nuova applicazione che chiamiamo nuovo progetto. E qua, come in Eclipse, quando creo un nuovo progetto mi dai varie tipologie di progetti che posso creare. Il tipo di progetto che interessa a noi è Java Web, Web Application. Quindi noi creiamo una nuova applicazione web, lo dice anche il titolo del corso, quindi non ci possiamo sbagliare. Primo passo. Secondo passo, dobbiamo scegliere il nome dell'applicazione, chiamiamolo prima, e vabbè, lui poi lo salva in un folder, potete modificarlo, ma questo è un dettaglio. Quindi ho scelto il tipo di progetto Java Web, gli ho dato un nome prima, la prima assoluta di questo progetto. La pagina successiva mi dice: ma su quale server web del mondo girerà questa applicazione web che stai creando adesso, che tutti vorranno? Vabbè, per ora lo faccio girare su un server sul mio computer, in locale, mentre lo sviluppo, poi volendo potrei anche sviluppare su server remoti. 9 volte su 10 si accorge già che insieme a lui avete installato Tomcat e quindi vi dà già come scelta predefinita. Alcune volte l'installazione non va a buon fine, soprattutto se prima di creare il primo progetto ricordatevi di aggiornare, far aggiornare NetBeans, perché la versione scaricata c'ha qualche problemino. Per cui lo lanciate la prima volta, fate un update del software, lui si scarica da solo, si riavvia e poi potete crearlo e non mi ha dato problemi facendo in questo modo. Ma a parte la prima volta, se non dovesse comparire, basta aggiungere a mano specificando la directory in cui è stato spacchettato, che è in program files, Apache, Tomcat. Qui c'è solo questo, se avessi più server, avessi anche installato Glassfish o altri server, mi dà la scelta su quale server farlo girare. Normalmente non devo fare nulla, se tutto va bene, quindi non devo fare nulla. Qui mi dà una serie di opzioni, di librerie aggiuntive che posso aggiungere al progetto, ma noi in questo corso non ce la facciamo a toccare queste cose più avanzate. E quindi di fatto non abbiamo detto nulla se non il nome del progetto. Tutto il resto andava già bene così. Il nome del progetto mi ha creato il progetto prima e vediamo la struttura di questo progetto. Web Pages. Poi ci sono due cartelle da nome strano, MetaInf e WebInf. Poi c'è una cartella Source Packages e librerie e file di configurazioni. Vedremo poi via via cosa ci serve. Punto di partenza sono queste web page. Queste parti di Source Packages sono le classi Java che scriveremo, ma per il momento non le scriveremo. Oggi. Allora lui mi ha già creato una prima pagina che ha chiamato index.jsp, che è una pagina HTML. Se vedete, a parte questo tag strano nella linea 7, che poi venerdì con calma andremo a vedere, non ha significato le varie cose, adesso stiamo cercando di accelerare i tempi, è una pagina HTML che ha un certo titolo che si chiama JSP Page e un certo contenuto che è un Hello World.
Potrei chiamarlo index.html questo file. Quando io creo un file con estensione HTML, sto pensando che sia un file statico, che non cambia, scritto a mano. Se invece voglio che sia un file dinamico, gli do, nell'ambito dell'applicazione Java, l'estensione JSP, che sta per Java Server Page, pagina lato server, dinamica, sottinteso, scritta in Java. E in questo caso il Tomcat la va a interpretare e la esegue in tempo reale. In questo caso non c'è nulla da eseguire, quindi verrà statica. Adesso però, tra un secondo vi faccio vedere come fare a infilare del codice Java qua in mezzo. Una volta che ho, questa è la pagina già autogenerata, quindi non ho fatto nulla, è scritta e salvata dentro il progetto, ma non fa ancora nulla. Per farla funzionare, cosa dovrò fare? Dovrò avviare il server web e prendere un browser e fargli puntare quella pagina lì e fargli chiedere al server web quella pagina specifica. Allora, per avviarlo basta prendere tasto destro, run file, tasto destro sul file che voglio vedere, run. Quando faccio run per la prima volta viene innanzitutto avviato Tomcat, che è il web server vero e proprio, e dentro Tomcat viene caricata una copia di questo file che ho scritto, e questo sarà disponibile ai browser. Quindi qua vedrete tutta una serie, dentro l'output, tutta una serie di messaggi. Qui il firewall che mi chiede di poter aprire le porte internet, tutta una serie di messaggi che sono i messaggi di avvio di Tomcat, quindi se poi normalmente non ci interessano se non contengono dei messaggi d'errore, quindi quando vedete che Apache Tomcat ha sparato fuori tutta una serie di messaggi, e quindi da questo momento in avanti abbiamo attivato su questo computer un sito web nuovo, che è relativo all'applicazione che si chiama Prima. Quindi questo sito web si trova all'indirizzo localhost, che è il nome di questa macchina, /prima/index.jsp. Infatti se vado a prendere il browser che mi è stato gentilmente aperto da NetBeans, ha richiamato la pagina localhost /prima/index.jsp. Adesso in realtà qui c'è anche il numero di porta 8084, perché per non andare in conflitto con altri eventuali server che possono esserci sulla macchina, Tomcat non gira sulla porta 80, che è quella di default per i siti web, ma gira su una porta privata 8084. A parte questo, il numero di porta, che è un numerino nella configurazione di Tomcat, se volessi pubblicare per davvero il sito metterei 80, che è la porta di default, è un sito vero e proprio, che è composto di una pagina sola, index.jsp. /prima, questo percorso è relativo al nome del progetto che ho dato. E il browser mi fa vedere questo. Adesso in realtà il server, l'ambiente di sviluppo e il browser stanno tutti sulla stessa macchina, ma non è detto che lo siano. A questo punto io posso modificare questo, no? E dire che questa è l'introduzione al corso, non al corso ma al corso, no? Poi vedrete che NetBeans vi aiuta con la documentazione, l'autocompletamento e cose essenziali, e posso modificare questa pagina. Quindi ho modificato, ho salvato questa index.jsp. sto scrivendo HTML, no? Qui do quasi per scontato che i tag principali dell'HTML li conosciate. Torno al browser, ovviamente la modifica che ho fatto non si vede, perché il browser che ne sa che sul server dall'altra parte del mondo qualcuno ha editato un filetto che casualmente io 10 minuti fa avevo caricato nel mio browser. La modifica che ho fatto la vedrò solamente quando riaggiornerò la pagina. Riaggiornare la pagina significa chiedere al browser, vai a chiedere di nuovo, nuovamente al server queste informazioni. Fin qui abbiamo fatto un gran pasticcio per scrivere una paginetta HTML. Ma noi volevamo fare qualcosa di dinamico.
Come facciamo a fare qualcosa di dinamico? Possiamo, all'interno di questa pagina HTML, e chi di voi ha già giochicchiato col PHP o con l'ASP si troverà perfettamente a suo agio, possiamo all'interno di questa pagina HTML scrivere dei pezzi di codice Java, dei piccoli frammenti di codice Java. Come? Usando un tag strano, che è questo. Minore percento, percento maggiore. Tutto ciò che è compreso tra questi simboli, minore percento, percento maggiore, è codice Java. E come codice Java io posso dire, non so, int A uguale 3, int B uguale 5, B uguale B più A, per fare qualcosa di inutile, no? E qui dentro, se vedete, l'ambiente di sviluppo mi corregge, mi segnala la sintassi e me la corregge sapendo e capendo che sto scrivendo Java. Quindi ci sono i punti e virgola, non ci sono più i tag, ma ci sono i punti e virgola, le graffe, gli if, i while, eccetera. Allora, se io salvo questo, vado dall'altra parte e ricarico la pagina, non è cambiato niente. Ma non è cambiato niente anche al punto che nel sorgente della pagina, nell'HTML sorgente, non vi è traccia del codice Java. Che cosa succede? Ciò che succede è che il server web, quando riceve una richiesta per questa pagina index.jsp, la elabora riga per riga. Quando trova dell'HTML, lo prende, lo manda al browser. Quando trova del codice Java, e questo simbolo minore percento, percento maggiore, ha un nome, si chiama scriptlet, non riesco a pronunciarlo bene, quindi non lo dico, un elemento di script Java, interrompe per un attimo l'invio dei dati al browser, esegue quel codice, poi questo scriptlet lo butta via, perché ormai l'ha eseguito, non lo manda al browser, non gli mando mai il mio codice Java al browser, all'utente, cosa se ne fa? E non lo deve vedere, tra l'altro. E poi continua. Quindi questo codice Java, se è come questo, che fate i conti e basta, non avrà nessun effetto sulla pagina finale. Come faccio a fare in modo che questo pezzo di codice abbia un effetto sulla pagina finale? L'unico modo è quello di fare in modo che da questo blocco di codice venga generato un ulteriore frammento di HTML. Cioè io dico, beh, a questo punto nella pagina voglio scrivere il valore di B. Allora, da questo codice Java posso scrivere su uno stream che si chiama out. C'è uno stream predefinito, voi ricorderete quando avete programmato in Java c'era system.out, che scriveva sulla console di sistema. Quindi quando volete scrivere qualcosa sulla console, si può ancora adesso, va a finire qua, system.out.println di un messaggio. Qui c'è un oggetto, un writer, no? Del Java input output, che si chiama out, che è predefinito all'interno di un contesto di pagina, su cui posso scrivere. Che cos'è questo out? È lo stream in cui va a finire l'HTML. Quindi se io faccio una stampa dentro lo stream out di uscita, ciò che stampo va a finire nell'HTML che sarà mandato al browser. E quando io qua ci potrò scrivere B, il valore di B, che è stato calcolato dinamicamente. Ho calcolato 8. Quindi se io torno al mio browser e ricarico la pagina, vedrò questo 8. Che non esisteva, non esiste da nessuna parte, nessuno l'ha scritto, l'ha calcolato dinamicamente la mia applicazione web. In realtà questo non va proprio bene, perché se io vado a vedere il sorgente di questa pagina, questo non è HTML, perché un 8 messo così è un errore di validità del codice HTML. Dovrei metterlo magari dentro un paragrafo, un P barra P, no? E quindi vabbè, devo fare attenzione che ciò che genero va a finire tale e quale nell'HTML, e quindi avrò io la responsabilità di dire, guarda che questa cosa qui, mettimi un P
poi concatenaci b, il valore di b, e poi concatenaci un altro barra p, per far sì che l'HTML che genero sia valido da un lato e che contenga il mio 8, che è il numero difficilissimo che ho calcolato con questa pagina. No? Quindi devo sempre fare attenzione che il browser vede solo l'HTML, io quindi devo generare HTML valido, ma lo genero dinamicamente. Vabbè, a questo punto la pagina in realtà non cambia aspetto, ma perché in realtà i browser del giorno d'oggi, quando vedono HTML non valido, cercano di aggiustarselo da soli, cosa che purtroppo non dovrebbero, perché incentivano i programmatori a non essere precisi. Facciamo ancora una cosa un pochino più utile. Chiediamo all'utente, vediamo come facciamo, perché poi ci servirà domani, ad elaborare informazioni che provengono dall'utente. Form HTML, avete già sentito parlare di form, quando avete visto brevemente l'HTML. Io posso chiedere all'utente, però aspettate, abbiamo 7 minuti, ok. Posso chiedere all'utente il suo nome, tuo nome, allora qui molto rapidamente, perché non abbiamo tempo di farlo passo passo, ma come dicevo, da domani si riprenderemo meglio le cose. Io qui in questa pagina, in HTML, non c'entra nulla col dinamico, ho messo un form. Un form HTML è un insieme di elementi, di moduli, no? È un modulo che contiene un insieme di elementi di input. In questo caso ho inserito una casella di testo, input type uguale text, e un bottone di invio. Ok? L'HTML è così. C'è una casella di testo e un bottone di invio. E questo è il modo che useremo per le prime settimane del corso per creare interazione nel corso, nel sito. Caselle di testo, bottoni, menu a tendina, eccetera, eccetera. Poi sono i vari elementi del form HTML che andremo a studiare meglio, a richiamare. Io voglio che quando l'utente scrive il proprio nome in questa casellina di testo, cliccando su invio, arrivi a una pagina che magari gli scrive, anziché hello world, hello è il mio nome. Ok? Quindi per far questo è il form, funziona, va bene. Devo dire due cose, devo dire a questo form, mi servirà quindi una seconda pagina che mi visualizza hello Fulvio. Una seconda pagina. Quindi io devo dire a questa prima pagina qui, alla index, qual è la seconda pagina che dovrà elaborare questi dati. E poi dovrò scoprire come fare nella seconda pagina ad andare a recuperare ciò che l'utente aveva scritto nella prima. Allora, queste due cose sono per fortuna semplici. Dire alla prima pagina qual è la seconda pagina, quindi quella successiva, quella che dovrà elaborare i dati che l'utente ha inserito, si fa definendo l'action del form. Form action uguale, action significa quando l'utente invia il form, qual è l'azione da eseguire? L'azione da eseguire è richiamare quella pagina lì, che chiamiamola saluta.jsp. Quindi quando io inserisco, quindi form action uguale saluta.jsp, quando ricarico la pagina e clicco su invia, ovviamente il sito web si arrabbia perché mi dice ma guarda che il browser mi ha richiesto la pagina saluta.jsp, è fatto bene, perché questo era ciò che volevo, peccato che la pagina non esista ancora, dico io. Allora facciamo questa pagina saluta. Ah, scusate, qui non l'ho fatto vedere. Per creare una nuova pagina basta andare su pagine web, tasto destro, nuovo, JSP, pagina Java dinamica. E lui mi chiede la pagina qual è? Saluta.jsp.
Ok? Me la crea, lui me la crea sempre con lo stesso scheletro. Allora io voglio modificare questo word, al posto di word voglio mettere il nome della persona. Quindi questo qua, questo word lo tolgo, al suo posto ci metto uno scriptlet, indentato in modo umano possibilmente, e dentro dovrò in qualche modo acquisire, qui però ci sono i punti interrogativi, il nome che l'utente ha scritto e poi scrivere il nome. Adesso mettiamo tra virgolette così non mi dà errore di sintassi. In questo caso stiamo scrivendo hello, il valore della variabile nome e poi punto esclamativo H1, eccetera. Il problema è che noi non vogliamo scrivere hello punti interrogativi, vogliamo scrivere il nome vero della persona. Allora dobbiamo dare a questa seconda pagina, sapere come fare a recuperare che cosa? Recuperare il valore del parametro di input che l'utente ha scritto in questo campo. Tutti i campi di input hanno un campo name che li identifica. Il nome di quella casella di input che gli ho dato io è tuo nome. Quando invio la pagina, il browser passa al server tutti i valori dei campi di input codificati, lo vedete lassù piccolo nell'indirizzo, tuo nome uguale Fulvio. Il nome della casella di input, l'attributo name, e il valore che l'utente ci ha scritto dentro. Questi si chiamano parametri della richiesta. Questa è una richiesta HTTP che ha un parametro con nome, tuo nome e valore Fulvio. Dal codice Java, per ottenere il valore di un parametro della richiesta, si usa un oggetto request. L'oggetto request rappresenta tutte le informazioni a proposito della richiesta web, get parameter. request.getParameter, dammi il parametro che era nella richiesta che aveva un certo nome, e il nome del parametro è tuo nome, cioè è uguale al nome della che ho dato la casella di input. Quindi l'utente in una pagina scrive qualcosa in una casella, batte l'invio, questo valore viene trasferito, codificato nella richiesta, questa richiesta arriva a un'altra pagina web che magari potrebbe anche essere su un server diverso, tanto per pensarlo in modo distaccato, in cui arriva la richiesta e i parametri della richiesta. I parametri sono tutti nella forma nome, valore, nome, valore, sono delle coppie, una mappa, nomi, valori. La pagina che riceve questa richiesta può estrarre i valori dei parametri in 10 modi diversi, quello più semplice è quello che c'è scritto qua, request.getParameter, a cui passo tra virgolette il nome del parametro e mi restituisce il valore di tale parametro. Quindi tuo nome, qui se torno indietro, proviamo a cambiare per vedere che non sto barando, invia, e mi ha generato dinamicamente una parte di pagina in cui un valore dipendeva da un parametro che ho ricevuto dalla pagina precedente. Questo mi sono reso conto che è una corsa è fatta in mezz'ora, ma è la base, i rudimenti su cui lavorerete domani nelle esercitazioni, e poi riprenderemo con più calma venerdì, in cui vi farò vedere poi tutte le varie opzioni, i vari oggetti request, out, eccetera, che abbiamo usato. Ma per ora quello che ci serve è pagine JSP, scriptlet minore per cento, oggetto out per mettere dei contenuti, request.getParameter per ottenere informazioni dalla pagina precedente. Dormite bene e buon lavoro domani.